È ancora emergenza in tutta la Bassa Sabina, pioggia e frane minacciano le famiglie. Scoppia la polemica sull'apertura degli impianti sciistici del Terminillo, il sindaco Petrangeli contro la società Funivie. Crescono le iniziative di Forza Italia in provincia di Rieti, il partito si rinnova. La gestione del mattatoio di Rieti scatena la guerra degli appalti. Il futuro delle case popolari in provincia di Rieti, a Sabinia, Silver TV, il commissario Eliseo Maggi. E ancora maltempo, la zona di Capena e Monterotondo scalo le aree più colpite. Per lo sport, FC Rieti non passa a Monterosi, Feteli congela gli stipendi. L'Incam Rieti soffre ma vince a Val di Ceppo 93-82. A Rieti Rugby sfuma la vittoria con Avezzano, complice un campo impraticabile. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Sabinia Silver TV. Un saluto a te Rossella. A te Tommaso, buonasera amici telespettatori. In apertura parliamo di maltempo, mentre la situazione nel capoluogo sabino è sotto controllo, continua lo stato di allerta in Bassa Sabina. Forano, un'abitazione ha rischiato il crollo per una frana, ma la situazione resta critica anche negli altri comuni, soprattutto a Magliano e Colle Vecchio. Andiamo a sentire. Continua anche in queste ore il maltempo che da giorni ha investito Rieti e la sua provincia. A Forano, a causa di una frana, un'abitazione ha rischiato il crollo. Impegnativo l'intervento dei vigili del fuoco disseminati in tutta la Bassa Sabina per far fronte all'emergenza. Continua infatti lo stato di allerta e costante è il monitoraggio dei fiumi che attraversano il territorio provinciale. Frane e smottamenti hanno interessato gran parte della Bassa Sabina, da Colle Vecchio e Cantalupo passando per Tarano, ma finora il comune più colpito è stato quello di Magliano. A Madonna degli Angeli è crollato un immobile rurale. Danni ingenti sulla strada provinciale 57 al chilometro 10, dove si è verificato un cedimento stradale in viale Vincenzo Lati. Destano un poca preoccupazione anche Sant'Anatolia, frazione di Colle Vecchio, dove il costone della collina presenta una spaccatura che si è ulteriormente allargata nelle ultime ore. Il maltempo, secondo le previsioni, continuerà anche nei prossimi giorni. E continuiamo a parlare di maltempo e di rischio di incidenti. La strada regionale 313 del comune di Poggio Mirteto, direzione Cantalupo, versa in condizioni pessime tali da renderne pericoloso il transito. Le forti piogge infatti hanno ulteriormente rovinato il manto stradale con l'allargamento di buche già presenti e per le quali gli automobilisti sono costretti a fare degli slalom per evitarle. E dopo le contestazioni di operatori e turisti del Terminillo contro il gestore degli impianti che sabato ha scelto di tenerli chiusi, ora è braccio di ferro tra Comune di Rieti e società Funivie del Terminillo. Non bastavano il tempo e le poche precipitazioni nevose a rendere difficile questa stagione invernale per gli operatori del Terminillo. Ci voleva anche una gestione degli impianti poco chiara e lineare. Quanto successo sabato a Terminillo ha dell'incredibile. Impianti chiusi per decisione del gestore Flavio Formichetti, ma neve sulle piste e schiarite nel cielo. Il motivo, ha dichiarato Formichetti, sta nelle scarse condizioni di sicurezza. Un motivo poco valido e veritiero, a detta degli operatori e degli esercenti del Terminillo, che hanno fatto sentire la propria voce e il proprio disappunto, tanto che non è mancata nemmeno la diffida del sindaco di Rieti Petrangeli. Di qui la richiesta a prefettura e questura di verificare la sussistenza o meno di condizioni di criticità. Da Palazzo Vicentini intanto è arrivata una nota in cui si specifica che tale verifica non rientra nelle proprie competenze. Dalla questura invece, a distanza di 2 giorni, ancora nessun parere né relazione. Intanto il comune resta in attesa. I rapporti con l'attuale amministratore unico della società Funivie andranno sicuramente rivisti, ha sottolineato Fabrizio Colarieti, portavoce del sindaco. Intanto l'avvocato Francesco Persio, incaricato dall'amministrazione comunale, sta studiando e rivedendo il contratto di concessione degli impianti. Il prossimo servizio è dedicato alla vertenza Schneider. Andiamo a sentire. Qual è la sua situazione? E io sono sola, con bambino, pago il mutuo di casa, o meglio lo pagavo, perché da adesso in poi non avrò la possibilità di pagarlo. Ho perso il conto, 9-10 giorni che stiamo in sciopero
E sinceramente non preferisco non pensarci a quello che succederà, perché comunque adesso ancora non mi rendo bene conto, perché l'ultima mensilità che riguardava dicembre io l'ho percepita, però adesso la prossima non ci sarà e quindi non lo so, c'ho tanta paura. Questo lo sfogo di Mara Raccogli, lavoratrice Schneider da ben 23 anni. È una tra i 100 lavoratori in presidio permanente H24 ormai da giorni. Di fronte alla notizia di un possibile acquirente, si parla della multinazionale cinese Cint Italia. Non tutti la percepiscono allo stesso modo. Io mi aspetto che questo colosso cinese sia una cosa seria. Ma c'è anche chi osserva diversamente la notizia, come Alessandra Ciatti, alla Schneider da 25 anni. Ma l'acquirente... Come già ho detto, cioè è difficile che qualcuno venga a investire qua in Italia con le tasse, cioè non è un investimento sicuro e quindi... Poi, ci crede molto? No, poi come gli ripeto può darsi pure che magari ci possa stare sempre questo miracolo perché... È difficile che vengano a investire in Italia. Ma al di là delle parti e delle idee, i lavoratori continueranno la loro protesta. Intanto è stato fissato per il 5 febbraio l'incontro presso lo stabilimento del nucleo industriale Reatino con tutti i sindacati, i sindaci della provincia, gli altri esponenti politici di Rieti e i rappresentanti della multinazionale cinese. E Forza Italia scende nuovamente in campo, Rieti risponde all'appuntamento presso la sala dei Cordari, c'era anche Sabini a Silver TV. Da Rieti, centro d'Italia, parte un messaggio importante, quello di Forza Italia. Sì, riparte da Rieti un messaggio nuovo, un messaggio importante di Forza Italia, lo dicevo prima, bisogna ripartire dalla buona politica, perché la politica appunto elenca i problemi, l'antipolitica elenca i problemi, noi vogliamo partire con la buona politica, quindi fare delle proposte, proposte serie. Qui noi questa sera abbiamo 3 candidati all'Europea, sono 3 giovani, l'ex presidente della provincia di Latina, dottor Cusani, abbiamo dottor Sassano che è stato sindaco della provincia di Guidonia, del comune di Guidonia, scusami, e abbiamo un imprenditore di Frosinone, Ferraguti, che è un personaggio nuovo del mondo dell'impresa. Quindi abbiamo in campo delle persone valide che lasciano ben sperare per un nuovo modo di far politica e per poter aggredire e risolvere i problemi. Nuove strategie di sviluppo per l'Italia centrale, ma non solo, partendo ovviamente dall'Europa. Sì, è un progetto ambizioso che vogliamo affidare ai nostri candidati, un progetto che deve ridare slancio al nostro territorio, ma soprattutto un progetto che deve ridare speranza alle nostre imprese, ai nostri giovani. In Europa si decidono le grandi strategie per quanto riguarda soprattutto le vie di comunicazione, le infrastrutture, i corridoi europei. E noi dobbiamo avere ed essere pronti e preparati a questo grande appuntamento. Michele Nicolai, un rilancio di Forza Italia importante per le prossime elezioni in diversi comuni della provincia di Rieti. Sì, è veramente un turno elettorale importante. Votano 51 comuni della nostra provincia, piccoli e meno piccoli e medi. Chiaramente Forza Italia vorrà essere protagonista di questa tornata elettorale, confermando i sindaci che già abbiamo e mettendo anche nuovi giovani alla guida delle amministrazioni. Così speriamo, stiamo lavorando per questo. Sulla polemica sollevata dalla minoranza del Comune di Rieti in merito agli aumenti delle rette dell'ex casa di riposo Manni, interviene l'assessore ai servizi sociali Mariantoni Stefania, che ricorda che l'incremento è stato previsto dal bilancio 2013. L'aumento per la fascia più bassa di reddito fino a 18.000 euro di ISEE è andato da 723 a 800 euro al mese, ha precisato l'assessore. Oltre si è passati da 1.000 a 1.200 euro.
Come è noto, l'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili al 100% che necessitano di assistenza continua e può essere utilizzata solo a vantaggio dell'assistito. Per questo il Comune ha stabilito che i titolari di tale trattamento debbano versare 300 euro in più alla struttura, dal momento che il supporto quotidiano è offerto da quest'ultima e non dalla famiglia. Diamo il benvenuto a Davide Festuccia, consigliere comunale di lista civica, della lista civica Città Nuove, e è qui per parlarci dell'aumento delle rette mensili per l'alloggio degli anziani presso la casa di riposo ex Manni, ora Casa Serena. Abbiamo appena ascoltato la replica dell'assessore Mariantoni, lei cosa ne pensa? Beh, innanzitutto grazie dell'ospitalità e buonasera a tutti. Io insieme al consigliere Sebastiani e al consigliere Sonia Cascioli abbiamo fatto l'ennesima dimostrazione, abbiamo lanciato l'ennesimo grido d'allarme in relazione all'aumento delle rette nei confronti degli anziani ospiti della Casa Serena, della Casa ex Manni, Casa Serena. Casa Serena. Una delle cose che non riusciamo a capire è che questi anziani appunto già vivono di poco. Se a questi anziani noi aggiungiamo anche la problematica relativa all'innalzamento delle rette, significa che questi anziani veramente non hanno più da che vivere. Peraltro, con delibera di giunta comunale, di consiglio comunale, permettetemi, la numero 39, votata da solo 16 consiglieri della maggioranza, perché 4 consiglieri si sono astenuti in quell'operazione e furono il consigliere Piermarini, Miccatei, Franceschini e Maffei. Già allora si capiva che c'era una spaccatura all'interno della maggioranza nei confronti di questa anche operazione. L'amministrazione comunale ha inteso alzare le rette, e portarle appunto a paragonandole all'ISE di questi poveri anziani, e di conseguenza andremo a aumentare queste rette in maniera indiscriminata nei confronti appunto della gestione appunto di questa struttura. Festuccia, oltre l'aumento delle rette, l'amministrazione comunale incasserà anche una parte dell'assegno di accompagno percepito dagli anziani, dalle famiglie degli anziani. Come no, questo fu fatto proprio un emendamento firmato squisitamente dal sindaco, ricordo anche il numero di protocollo, il 25729, nel quale appunto il sindaco, con un proprio emendamento, oltre a deliberare l'aumento delle rette, chiedeva agli anziani, no, ha chiesto alla presi di fatto agli anziani l'assegno di accompagno, sottraendo l'assegno di accompagno ulteriori 300 euro. Quindi di fatto gli anziani oggi andranno a pagare minimo 1100-1200 euro per poter continuare a essere ospiti di Casa Serena. Va bene, signor Festuccia, la ringraziamo per essere stato con noi, buonasera. Buonasera a voi. Ed è polemica sul mattatoio di Rieti dopo la recente apertura. Ancora non è emerso chi gestirà la struttura. A fine dicembre 2013 la Giunta aveva deciso attraverso delibera di dare in affidamento la gestione del mattatoio e della possibilità di affidarlo ad una cooperativa composta da ex lavoratori del mattatoio e borse lavoro. La cooperativa Genesi è stata costituita, tuttavia sembra che sia fuori dall'appalto. I sindacati CISL e UIL contestano l'appalto e chiedono con urgenza l'annullamento dell'affidamento della gestione della struttura. E a seguito dello sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali FILT CGL, FIT CISL e UGL settore trasporti, l'azienda servizi municipali di Rieti ha comunicato che il personale addetto al servizio locale aderirà allo sciopero delle ore 8:30 fino alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Inoltre il personale addetto agli uffici amministrativi si asterrà dal lavoro per l'intero turno lavorativo. Bene, ed è giunto il momento del nostro ospite in studio. Siamo in compagnia di Eliseo Maggi, commissario ATER Rieti. Buonasera e bentrovato. Grazie. Signor Maggi, cominciamo con il parlare della questione sugli alloggi a Passo Corese. Sì, io penso, per farla breve, che compito di ogni amministratore della cosa pubblica a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo sia quello di ricercare tutte le possibilità, soprattutto in una fase come questa di difficoltà a reperire risorse necessarie per poter dare risposte, tutte le sinergie tra i vari enti,
Per cui ho cercato e in tutti i modi ricercato un dialogo con il Comune di Fara proprio per smorzare le polemiche che erano nate, suppongo, da fraintesi. Quando il CLAI qualche giorno fa mi ha invitato alla conferenza stampa sull'apertura dello sportello in microcredito, a cui anche il Comune di Fara Sabina, come noi avevamo già fatto a novembre, ha aderito, ho colto subito l'occasione, ho visto in quell'invito l'occasione per poterci chiarire. Penso che questo chiarimento ci sia stato, perché anche da parte del sindaco di Fara è stata ribadita questa volontà di collaborare e siccome noi come ATER, avendo aderito da novembre e deciso sin da novembre con decreto commissariale di aprire uno sportello per il microcredito anche a Fara Sabina, io spero che potremmo aprire uno sportello come in programma insieme al Comune stesso per poter rispondere al meglio a quelli che hanno bisogno di rivolgersi appunto a questo servizio. Bene, invece Maggi, per quanto riguarda le linee guida della nuova amministrazione ATER, dove lei appunto è commissario da qualche mese, che cosa vogliamo dire? Beh, io dovendo riassumere in breve, la riassumerei in due, riassumerei brevemente perché poi ho anche un'ultima domanda. In rigore e disponibilità. La disponibilità ricerca come delle risorse e ci siamo già riusciti con vari finanziamenti approvati, disponibilità verso le classi meno ambienti, quindi apertura dello sportello del mini credito a Rieti, a Fara Sabina e anche nell'Alta Sabina, rigore con l'approvazione che faremo a breve, tra qualche giorno, anche nei confronti del personale con l'approvazione del regolamento per l'anticorruzione. In ultimo, Maggi, lei è arrivato a raggiungere appunto questa carica anche grazie all'appartenenza al Movimento Civico Rete dei Cittadini. Sì, io ho aderito già da tempo a questo movimento che si chiama Al di fuori dei partiti e cerca di raccogliere le necessità e le esigenze dei cittadini al di là delle loro appartenenze politiche. Penso che sia questa la strada per meglio operare ad oggi, vista la trasformazione della politica stessa, in se stessa. Io ringrazio, anzi approfitto di questo, per ringraziare i nostri referenti regionali. Brevemente, che dobbiamo chiudere? Sì, il consigliere regionale Quadrana, Gianluca Quadrana, Pino Celli e tutti coloro che hanno voluto fortemente questo mio incarico. Bene, grazie Maggi per essere intervenuto. Ricordiamo Eliseo Maggi, commissario ATER Rieti. A questo punto noi proseguiamo con il nostro telegiornale e cambiamo argomento. Ed anche Monterotondo è stato oggetto del maltempo, la zona più colpita è stata la via Aldo Moro vicino alla rotatoria della zona industriale, rimasta completamente sommersa dall'acqua. Tra i problemi maggiori la mancanza di corrente elettrica e gli scantinati completamente allagati. Continuano i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Sono state localizzate alcune aree per l'ammassamento della cittadinanza in prossimità della stazione ferroviaria e il nuovo asilo comunale di Via dell'Aeronautica. A Fonte Nuova si è svolta la 36esima edizione della Giornata per la Vita. Alla manifestazione hanno partecipato tutte le comunità della zona che hanno rinnovato il loro spirito di fede. Presente anche il vescovo della diocesi Sabina Poggio Mirteto, Monsignor Ernesto Mandara. Grande partecipazione registrata durante il convegno Il futuro prende vita oggi. Bene, ed ora come di consueto ci fermiamo per il nostro break pubblicitario, poi torniamo in studio per parlare di sport. A tra poco. Ah.
A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran. Le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Tutto quello che non riuscite a leggere su altri giornali, da oggi in poi lo potete trovare su Cronaca di Rieti, il nuovo giornale della tua città. ENAIP propone corso di informatica, corso di lingua inglese, corso di specializzazione per l'acquisizione delle competenze tecniche per l'internazionalizzazione del settore edile. I corsi, gratuiti, sono rivolti a 10 lavoratori in cassa integrazione residenti a Rieti. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio 2014. Per informazioni rivolgersi a ENAIP, ex Bosi, via Salaria per l'Aquila, Città Ducale, telefono 0746 49 1433. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Eccoci di nuovo in studio, a te Tommaso per iniziare la pagina sportiva. Sì, cominciamo parlando di calcio. L'FC Rieti sconfitta contro il Real Monterosi 1-0, il risultato finale di una prestazione concreta da parte dei viterbesi, ma andiamo a sentire tutti i dettagli nel nostro servizio. Primo KO stagionale per l'FC Rieti di mister Pezzotti, che si lascia sconfiggere in casa del Real Monterosi per 1-0. Gara risolta nel primo tempo da Salvatori Bravo a raccogliere la palla carambolata sulla schiena di Pantarotto dopo la punizione di ingrosso. Una prestazione concreta quella dei viterbesi, che hanno subito pochissimo, finalizzando l'unico vero tiro in porta alla faccia del patron dell'FC Rieti, Franco Fedeli, che non ci sta e congela gli stipendi. Io da oggi non pago più. Chi vuole
vuole resta, chi vuole andare via invece può farlo, almeno risparmio, dichiara l'imprenditore umbro e prosegue: mi auguro che qualcuno abbia la dignità di ammettere i propri limiti e tolga il disturbo. L'idea mia è quella di mandare tutti a casa, soprattutto chi sta rubando lo stipendio. Parole dure che non lasciano spazio a dubbi, ma a rendere ancora più pesante la sconfitta c'è la viterbese Castrense, che invece vince 3-1 contro il Fontenuova e scappa più 5 dai reatini, allontanando sempre di più quel primo posto tanto caro agli amarantocelesti per il salto di categoria. Ancora una vittoria per la Linkman PC Rieti. I ragazzi di coach Nunzi hanno vinto 82-93 una partita sofferta in casa di Valdiceppo. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Alla vigilia della gara contro Valdiceppo i tecnici avevano manifestato qualche preoccupazione viste le pesanti assenze dei lunghi Feliciangeli e Caseres, oltre a Mascagni. Invece la Linkem Rieti riesce a portare a casa un'altra vittoria importante, 82-93 il risultato finale. Nel palazzetto perugino gli Amaranto Celesti si sono dimostrati una squadra fortemente motivata e piena di energia. Nel primo quarto Rieti ha faticato a trovare la propria strada e il punteggio ha premiato i padroni di casa per 17-14. Nel secondo quarto Valdiceppo ha tirato con continuità e con percentuali molto alte di realizzazioni, tanto da far ampliare ulteriormente il divario, arrivando alla pausa lunga con un vantaggio di 12 punti sui reatini. Senza i quattro titolari, i ragazzi Amaranto Celeste sono costretti a giocare fuori ruolo ed è difficile per loro trovare punti di riferimento sia in difesa che in attacco. Negli spogliatoi coach Nunzi però riesce a sistemare un po' la difesa e i suoi ragazzi rientrano con le idee più chiare e con un terzo tempo grintoso riescono a recuperare il gap 64-62. Si prosegue punto a punto per i primi 5 minuti dell'ultima frazione. Rieti inizia a trovare il giusto assetto. Valdiceppo invece accusa la stanchezza del confronto e perde serenità. Rieti ne approfitta e gioca tre azioni firmate Benedusi e Granato, che spezzano le gambe ai padroni di casa, meritevoli di aver messo seriamente in difficoltà una delle prime della classe. E parliamo ora di rugby. Gli Arieti perdono con Avezzano, una partita giocata in un campo ai limiti dell'impraticabilità e le assenze importanti hanno condizionato i rugbisti Amaranto Celesti, sconfitti per 3-8. Privi di Giordani e Carotti, alle prese con guai muscolari, gli Arieti sono stati costretti ad affidarsi a giocatori appena rientrati da infortuni come Francesco Rosati e Mirko Gentile. Avezzano, pur se avvantaggiato dal maggiore peso dei propri avanti, è comunque riuscito a concretizzare solo una meta all'inizio del primo tempo. Le pessime condizioni del campo, reso fangoso dalle ingenti precipitazioni di questi giorni, hanno influito negativamente sul proseguimento della partita, anche sul gioco alla mano, creando problemi nella trasmissione e ricezione della palla ovale e penalizzando i reatini, che hanno infine regalato la vittoria agli abruzzesi. E prima di chiudere andiamo a trovare il nostro chef Elia del ristorante La Corte di Rieti. Bentrovati, sono Grillotti Elia, titolare chef del ristorante La Corte di Rieti. Oggi insieme cercheremo di preparare un antipastino di pesce, e il famoso crudo ormai tanto ricercato in tutti i ristoranti dai nostri clienti. Andiamo a vedere, oggi abbiamo dei bei gamberoni, in questo caso noi abbiamo dei bei gamberoni freschi e un'orata. Logicamente è una ricetta che può essere fatta anche con altre tipologie di pesce, però molto semplice, molto easy. Andremo più che altro ad imparare la presentazione e lo sfilettamento dell'orata, per poi magari andarla a condire con una piccola emulsione fatta con dell'olio extravergine d'oliva e del limone. Andiamo a vedere come si prepara insieme. I nostri ingredienti per oggi saranno dei bei gamberi e poi abbiamo una bella orata
la quale abbiamo già provveduto a viscerare, e cercheremo di trarre della polpa cruda senza spine, cioè come dicono i giapponesi del sashimi, da questo pesce. Ci servirà un coltello molto ben affilato e andremo a portare via innanzitutto la testa. E in questo caso non ne abbiamo bisogno. Ecco, tolta la nostra testa, andremo a togliere le pinne sotto e magari anche la pinna sulla schiena, per lasciare, diciamo così, la parte più polposa. Andremo con il coltello a raschiare la colonna vertebrale del pesce per cercare così di togliere solamente il filetto. Rimarrà la coda e quel po' di carne attaccata alla spina centrale. Dopodiché rimarrà la pelle, la quale noi andremo a reggere o con la mano o con una forchetta, con un forchettone, e poi con il coltello molto affilato andremo a fare questa operazione, che servirà a staccare la pelle dalla polpa. Dopodiché andremo a prendere magari un piattino dove poter appoggiare i nostri pezzettini di pesce crudo. Magari qui intanto possiamo aggiungere un goccio di limone, gli facciamo una sorta di marinatura al volo con un goccio di limone, un goccio di olio extravergine, un pizzico di sale e lasciamo a parte. Dopodiché andiamo a preparare i nostri gamberi. Gamberi, abbiamo già detto, freschi, per la presentazione e per facilitare i nostri commensali a mangiarli, vi consiglio di portarli, cioè di presentarli già divisi in due. Si può fare o con delle forbici o con un coltello molto affilato, facendo di questo, stando attenti a tagliarlo perfettamente, riducendo il gambero così, facilitando l'estrazione della polpa ai nostri commensali. Dopodiché, magari per variare anche un pochino la salsa in tutti i sensi, possiamo lasciare intera la coda, magari gli togliamo il carapace e diamo vita a un piccolo cocktail di gamberi di semplice e veloce preparazione. Una volta estratta il carapace in questo modo, magari per guarnizione lasciamo la codina attaccata, ecco, asporteremo forse anche le gambine, ok? E allora a questo punto andiamo a preparare la salsa cocktail. Prepariamo un cocktail di scampi e prepariamo la salsa cocktail. Come si prepara la salsa cocktail? È semplicissimo, un pochino di maionese, un pochino di ketchup, da aggiungere piano piano per vedere il quantitativo idoneo. Dovrà avere un colore rosa acceso. Aggiungeremo del sale, del pepe e un goccio appena, in questo caso, di un ottimo brandy che è un Carlos Primero, che gli darà un sapore indubbiamente particolare. Prendiamo una nostra ciotolina, magari prendiamo un pochino di rucola da lavorare in questo modo, da prendere, spezzare e buttare all'interno della tazzina per creare sia guarnizione che un fondo al nostro cocktail. Iniziamo a versare. Dopodiché andremo a immergere i nostri gamberi nella salsa cocktail. Prima si immergeranno un pochino e poi cercheremo di presentarli in maniera più idonea. Ecco, andremo a bloccare magari i nostri gamberi
con sapiente dimestichezza con una fettina di limone, possiamo presentarlo con una fettina di limone. Andiamo a presentare i nostri gamberoni crudi, dopodiché andremo a posizionare anche il nostro pesce crudo, la nostra orata sfilettata, dopodiché magari al centro possiamo aggiungere il nostro cocktail di scampi. Un bel filo di olio extravergine, e il nostro piatto è pronto. Andiamolo a servire in tavola. Eccoci qua, portiamo in tavola il nostro antipasto di pesce crudo, molto semplice, molto easy, il nostro cocktail di gamberi in salsa rosa con i nostri crudo di gamberi e la nostra orata sfilettata. Anche oggi ci permettiamo un consiglio, vi proponiamo di assaggiare un buon Cartiz, che non è altro che un ottimo prosecco di Valdobbiadene che non ha niente da invidiare ai migliori champagne francesi. E anche per oggi è tutto, vi auguriamo un buon proseguo. Buona giornata. Sempre preziosi i consigli del nostro chef Elia, anche per oggi è tutto, io ringrazio per averci seguito e saluto te Rossella. A te Tommaso, grazie e buonasera, grazie per averci seguito. Arrivederci.